Il caso di Doris Beiter, la donna americana che dichiarò di essere stata più volte aggredita e stuprata da entità invisibili. Verso la metà degli anni 70, tramite tutti i giornali statunitensi, apparve il caso di una donna californiana che dichiarò di essere stata avventata da un fantasma. Come spesso accade in questi casi, non venne dato peso a questa storia. Inizialmente l'opinione pubblica la etichettò come una bufala per incrementare le vendite dei giornali. La signora Beiter condusse una vita assolutamente normale. Madre di 4 figli, lavorava sodo per non far mancare nulla alla famiglia che viveva a Culver City, in California. Le cose sembrava andassero bene fino all'estate del 1974. All'interno della casa cominciarono a verificarsi strani fenomeni. Inizialmente i fatti vennero attribuiti dalla stessa donna a fattori come la stanchezza o la poca attenzione. Porte lasciate aperte, ritrovate chiuse, luci trovate accese nella notte o che si spegnevano all'improvviso, correnti d'aria fredda e ombre avvistate di tanto in tanto in casa. La signora Beiter non diede molto conto a queste piccole stranezze e continuò la sua vita normalmente. Una sera, verso fine estate, Doris avvertì un malore e poco dopo andò a letto prima del solito. All'improvviso nella stanza avvertì un odore nauseabondo, tanto da obbligarla a sedersi sul letto. Subito dopo la temperatura si abbassò di molti gradi e nuovamente si sentì scaraventare sul letto. Tentò una prima reazione, ma un'incredibile forza invisibile, secondo le sue testimonianze, la immobilizzò e iniziò a schiaffeggiarla. La donna cercò di urlare, ma quella forza le strinse la gola, fino a farla svenire per asfissia. Pochi minuti dopo, Doris riprese conoscenza, ma il suo incubo non era ancora finito. Il suo aggressore era ancora nella stanza. Le inflisse dei graffi profondi su tutto il corpo, tentò nuovamente di liberarsi della presa, ma venne colpita più volte allo stomaco e al volto. Perse quasi tutte le forze e a suo dire, al mattino si rese conto che c'erano tracce di violenza sessuale. Cercò di convincersi di aver avuto solo delle allucinazioni dovute allo stress del lavoro, ma i lividi e i graffi che ricoprivano il corpo erano la prova di aver vissuto qualcosa di terribilmente reale. Doris provò a lasciarsi alle spalle quell'esperienza per non spaventare i suoi figli. Pochi giorni dopo quelle violenze, quegli strani avvenimenti iniziarono a ripetersi per diverse notti. A quel punto si convinse di avere gravi disturbi mentali, che la portavano ad autoinfliggersi in maniera inconscia lividi e ferite. Decise di rivolgersi all'Università della California per chiedere aiuto. Vennero eseguiti numerosi esami e rilasciati certificati medici che attestavano non solo le ferite già evidenti, ma anche le violenze sessuali. Convinta però che la colpa di tutto fosse solo sua, decise di intraprendere un percorso terapeutico con numerosi psichiatri. La situazione peggiorò giorno dopo giorno. Doris veniva picchiata, graffiata e stuprata sempre più spesso, fino ad arrivare alla conclusione di avere la casa infestata da una o più entità demoniache. Tornò alla stessa università, ma questa volta alla facoltà di parapsicologia, dove raccontò la sua storia a personaggi molto noti all'epoca, come la dottoressa Thelma Moss, Kerry Gaynor e il dottor Barry Taff. L'equipe iniziò le ricerche in casa della signora Beiter, rilevando attività elettromagnetiche, più una serie di foto istantanee. Le indagini continuarono per molto tempo, molti furono testimoni, autorevoli e attendibili, che attestarono la veridicità dei fenomeni che avvenivano tra quelle mura. Lampi improvvisi all'interno delle stanze chiuse, globi luminosi che volteggiavano a mezz'aria, odore nauseante come quello descritto dalla signora. Di tante testimonianze, la più celebre fu la foto di Beiter seduta sul letto, con a fianco un lungo arco luminoso fluttuante. Foto che, successivamente, venne autenticata come vera dalla redazione scientifica di Popular Photography. Dopo mesi di ricerche da parte dell'equipe universitaria, Doris Beiter, stanca di quei fenomeni aggressivi nei suoi confronti, si trasferì anche se i fenomeni durarono negli anni successivi, sebbene con intensità minore. La signora Beiter morì nel 1999 per arresto cardiaco.
Uno dei suoi figli, Brian Harris, dopo aver eseguito delle ricerche personali su quella casa, scoprì che quella, l'abitazione di Culver City, era vecchia più di 100 anni. Grazie ai dati catastali, venne a conoscenza che la cantina sotterranea, che loro non avevano mai usato, era in realtà a due livelli, e il piano più basso era stato sigillato dopo la Seconda Guerra Mondiale. I parapsicologi Kerry Gaynor e Barry Taff di Los Angeles, specializzati in casi di infestazione e fenomeni poltergeist, si occuparono a lungo del caso della signora Byther. Dissero di aver visto strane luci e di aver provato anche a fotografarle con una Polaroid e una cinepresa 35 mm. I due esperti espressero così: provammo a riprenderle con la cinepresa, ma si manifestavano troppo velocemente e non ci siamo riusciti. Gaynor raccontò che nella casa di Culver City fu testimone di molti fenomeni, tra cui l'apparizione di luci e la materializzazione di oggetti fluttuanti, che la signora Doris mostrava lividi su tutto il corpo ed il figlio sedicenne riportò fratture ad un braccio dopo aver tentato di aiutarla durante un attacco. Di tutto ciò, però, non fu mai testimone dell'attacco e non fu mai in grado di vedere l'entità di una forma solida, anche se le luci una volta sembrarono mostrare una testa. Il caso venne archiviato dall'equipe dell'università come aggressione da parte di entità paranormali. Ad oggi mancano molte risposte che chiariscano definitivamente questo curiosissimo caso.